La nuova gamma di Bad Bike per uso urbano ha batteria da 36 volt e motorizzazione da 250 watt. La Evo 2.3 è adatta al bike sharing perché ha cavallo basso e ruote strette, quindi è adatta a tutti. È leggera e ha un'autonomia di 70 km. Il display a colori si interfaccia con il cellulare tramite Bluetooth. Questa bici non è pieghevole, quindi è facile ancorarla nelle postazioni di bike sharing. La Bad Original è la entry level della gamma, la più richiesta dai ragazzi. Pieghevole, si trasporta facilmente. Autonomia di 40 km, a forcella ammortizzata anteriore, freni idraulici e display per le informazioni essenziali. Le city bike possono raggiungere al massimo 25 km orari, velocità imposta dall'Unione Europea per circolare in città. Hanno 7 marce meccaniche e 5 cambi di velocità. Le batterie sono estraibili e si ricaricano in 8 ore. Il motore, lo ricordiamo, si attiva solo pedalando. Il nuovo codice della strada non ha limitazioni per le nuove biciclette a pedalata assistita. È utile però precisare questo: non è possibile assolutamente montare una motorizzazione maggiore, non è possibile montare l'acceleratore. Questo comporta la confisca del bene. Per i pendolari o per chi si sposta in metro, treno o nave c'è la AWI, pesa 22 kg, a ruote strette, è agile e ha circa 60 km di autonomia. Si piega ed è fornita di trolley, così si trasporta facilmente.